Amici bellini, ci siamo svegliati capolisti per caso ancora. Che poi non abbiamo nemmeno quando abbiamo perso con l'Inter, non eravamo capolisti. Però questa vittoria, poi vista anche. Vabbè, cominciamo. Allora, è importante dare il benvenuto a Bianco York, che è pure importante. Questa è l'immagine più bella, secondo me, della serata, con questa scuffia, secondo me è fantastico. E voi lasciate il like per il Napoli che torna a vincere e per il distacco importante ristabilito, se non aumentato, perché è vero, abbiamo concesso la sconfitta con l'Inter e l'Inter in quel caso ci recupera 3 punti, però poi pareggiano col Monza e quindi perdono 2 punti per strada. E poi il Milan nell'ultimo respiro, noi eravamo in live ieri e quindi mentre parlavamo giustamente delle cose che il Napoli ancora può migliorare per tornare a quello splendore iniziale, questa vittoria ha un sapore completamente diverso quando finisce 2-2 tra Milan e Roma e anche loro perdono un po' di terreno, e quindi così va bene, così va molto meglio, ci si sente un pochino più rinvigoriti e la classifica sorride. Oppure no, perché poi a fine video dobbiamo fare la considerazione sulla Juventus, ma andiamo per ordine. E la Samp, il Napoli crea molto, non occasioni pulitissime, ma il Napoli ci fa quello che deve fare. Un po' di brividi all'inizio e vi faccio vedere con un Abraham tattico, vi faccio vedere 2 cose perché poi non ci sono gol subiti da analizzare. Il gol fatto però merita una fotografia, questo passaggio di Mario Rui. Voi dovete guardare quanti giocatori ci sono in mezzo, cioè Mario Rui ha un giocatore molto vicino, quindi non può far partire. Poi c'è quello al limite dell'area, è proprio difficile curvare questa palla e trovare Osimhen superandone praticamente 4. È una palla straordinaria che secondo me se l'avesse fatta Modric, ecco, avremmo parlato. E invece dobbiamo dare a Mario quello che è di Mario, a Rui quello che è di Rui e anche ad Osi quello che è di Osi, perché la zampata non è facilissima. Lui arriva sul pallone quasi all'esterno del palo, quindi deve prenderla in un certo modo per non mandarla fuori. Un po' l'occasione simile l'ha avuta Lammers dall'altra parte su quell'erroruccio di Di Lorenzo, e lui invece la butta direttamente fuori. Invece Osi è bravo a rimpattarla bene, ma dobbiamo dare a Mario quello che è di Mario, perché se lo merita. E poi nell'altra diapositiva mi piace sottolineare che quando arriva questo fallo di mano, ennesimo fallo di mano, mi piace sottolineare che qui era andato al cross Lozano dal fondo, quindi è più pericoloso. C'è Osi al centro, c'è Elmas che poi dopo tocco di Osi riesce a andare sul pallone, e questo era un passaggio per Zielinski che è all'interno dell'area, quindi riempire l'aria, e questa è una delle cose importanti per un Napoli che comunque non è stato brillantissimo, che con la superiorità numerica avrebbe potuto fare anche qualcosa in più. Però ci pigliamo quello che ci pigliamo, i 3 punti sono arrivati, c'è stato un controllo totale. Abbiamo rischiato più nel primo tempo, paradossalmente, e se andiamo a rivedere un attimo quello che è successo, Anghissà rigore, poi siamo pronti anche con i voti, è tutto in nero, e purtroppo se metto l'azzurro parimo l'Inter, se metto il rosso della Lete parimo Milan, e quindi no. Anghissà rigore, Politano, Polipalo, e purtroppo lì non è andata bene. Poi su rigori voi mi potete dire nei commenti, ci possiamo mettere d'accordo. E lì non è tanto il fatto che così, ho capito, è involontario, tutto quello che volete voi, ma a parte il dolore e la sproporzionata vigoria, perché lì metti a rischio l'incolumità del ragazzo, e lui lo butta lui a terra, cioè non è che Anghissà sta a terra e qui già sta a terra e lui per caso così, è lui che comunque lo butto a terra e poi lo calpesta pure. Secondo me il rigore c'è, non c'è proprio problema, ma togliamolo da mezzo perché Politano non lo sbaglia. Poi c'è l'occasione di Lammers su una follia di Di Lorenzo che si ripete dopo poco con un tiro di Gabbiadini parato facile da Meret, un tiro di Elmas parato, sempre assist di lui. Poi c'è una bella parata di Meret che secondo me merita il voto per questa parata su Verre, su un'incertezza di Kim. Poi
poi Nutnik di testa la manda fuori, quindi vedi qualche occasione per la Sampdoria c'è stata nel primo tempo. Osi di testa parato su assist di Di Lorenzo e poi c'è il gol di Osi e abbiamo visto Mario Rui che si è firato di fare. Kvara non tira, ho scritto, Anghissa al lato, quel tiro di esterno al lato, Kvara alto, poi c'è il rosso su Rincon, il fallo su Osi e si finisce così. Poi c'è Kvara lato, contropiede Poli, quella pure è un'occasione pazzesca, e niente altro. Nel secondo tempo il Napoli macina gioco, mantiene la cosa, e secondo me Spalletti la dice anche bene, non sono andati all'arma bianca per non anche rischiare contropiedi inutili, bisognava farlo il secondo gol perché loro ti possono fare la pallata, ma la Sampdoria non è nemmeno una squadra di questa grande fisicità, stanno un po' a pezzi, bisogna dirlo. E quindi Di Lorenzo di testa fuori, su cross di Politano, corner, vari cross anche pericolosi, Rui fuori, Lobo fuori di poco, Lobo piano, Lozano centrale, Ndombele alto, Zielinski alto, rigore di Elmas, la mano trasformato molto bene da Elmas, altro tiro di Osi alto e Raspa deviato. Insomma ragazzi, onestamente il Napoli non è ancora brillantissimo, però bisognava tornare alla vittoria e si è fatto senza rischiare molto nel secondo, anzi rischiando zero nel secondo tempo, che anche con l'uomo in meno la Sampdoria non poteva impensierirci. E i voti secondo me possono essere così, poi voi me li potete contestare tranquillamente. Do 7 a Meret perché quando si mantiene il clean sheet, quando non si corrono pericoli e la parata unica la fai, secondo me ti puoi meritare anche il 7. Di Lorenzo 5 e mezzo, quelle due sbavature fanno paura e ti mettono in pericolo. Kim 6, mi è piaciuto JJ, gli do 6 e mezzo a JJ, mi è sembrato attento e reattivo. Amir che entra nel secondo tempo, gli diamo un 6, ha partecipato più alla manovra di costruzione che non in difesa e va bene. A Mario Rui però do 7 e mezzo, ditemi quello che volete voi perché incide molto sulla partita, a parte con l'assist, ma l'ho visto proprio vispo, propositivo, sempre lì ad inserirsi centralmente, un regista aggiunto quando Lobotka era bloccato, veramente molto bene Mario Rui. Anghissa 6 perché l'ho visto in leggera crescita, con le scarpe non allacciate ci sta facendo rivedere qualche cosina, ancora non è l'Anghissa che conosciamo. Lobo 6 e mezzo, Adel Massado 7 e mezzo, fa tutto quello che deve fare da centrocampista, da attaccante aggiunto, poi riempie l'area, poi te lo ritrovi da questa parte quando si cambia modulo, insomma Elmas è preziosissimo e trasforma un rigore imparabile, quindi 7 e mezzo per Elmas. A Politano do 6 perché sì, ha sbagliato il rigore, ma ha dato due passaggi bellissimi a Kvara che non le ha, quelli erano due potenziali assist, e poi l'ho visto abbastanza vispo, qualche cross anche col destro, insomma non un po' meglio anche in difesa, non benissimo perché non benissimo, ma non male, merita secondo me la sufficienza. 7 o 7 e mezzo ad Osi, secondo me 7, però è talmente importante sto gol che sblocca la gara che tendo a volergli dare 7 e mezzo, decide Peppe. E a Kvara do 5 e mezzo perché ancora ci è sembrato un po' incaponirsi, ancora pensare un po' troppo a quale dribbling fare, il ragazzo deve andare distinto senza problemi. Agli altri che sono entrati, Zielinski, Lozano, Ndombele non mi sembrano aver inciso più di tanto sulla gara, Raspadori entra troppo tardi, quindi tante. E dobbiamo ragionare su un fatto adesso, perché la classifica parla chiaro e ve la faccio anche vedere, eccola qua, le sorelle saranno 7, quello che volete voi, ma sono molto lontane da quello che è la situazione generale. Allora, il Napoli ha ristabilito un bel vantaggio sulla seconda, che però adesso è la Juventus, e adesso si crea questa situazione con la Juventus perché c'è lo scontro diretto a Napoli venerdì, io sarò in viaggio, tornerò, vabbè, chi mi seguirà su Instagram, chi si iscrive al canale perché io continuerò a fare video, saprete dove sto, e quindi la partita delle partite probabilmente l'ascolterò per radio, la vedrò in aereo, non so niente, però vedete che bello avere 44 punti dopo 17 partite, quindi ne mancano due a fine girone di andata, e siamo matematicamente campioni d'inverno, perché la Juve può anche vincere contro di noi e vincere quella di dopo e non ci raggiunge perché i punti sono 7 e Napoli al massimo ne puoi fare 6, come al massimo ne può fare 6 il Milan, mentre l'Inter è a ben 10 punti di distacco, molto più lontano la Lazio che ha staccato un'altra partita e la Roma che ha pareggiato, quindi le romane si appaiono
appaiano stesso punteggio, stesse vittorie, stessi pareggi, tutto uguale. L'Atalanta perde terreno e l'Inter ha perso terreno. Di conseguenza, ragazzi, adesso sta tutto a Napoli contro Juve. Vediamo, il Milan non va dato per spacciato sicuramente. Però mi piace, ecco, mi piace questa idea che Milan e Juventus possano darsi un po' di fascino tra di loro. Cioè, questa idea di affannarsi per chi potrebbe, chi è l'anti-Napoli? Perché adesso si deve parlare di chi è l'anti-Napoli. Se prima eravamo quasi sicuri che fosse il Milan, dopo poi vince l'Inter e allora è l'Inter che si ripropone così, ma sono scivolati subito. Se la Juventus, la disastratissima Juventus, disastrosa, campionato pazzesco, Allegri out, non si può vedere giocare, perdono partite, anche con le... però intanto hanno gli stessi punti e lo stesso andamento del Milan, stessi punti e stesso andamento. La differenza clamorosa è che loro hanno subito solamente 7 gol mentre il Milan ne ha subiti 18, ne hanno fatti solamente 26 mentre il Milan, quindi il Milan segna un po' di più, concede parecchio di più e quindi la differenza reti è migliore di quella della Juventus. E non c'è niente da fare, quindi l'allegrismo sta vincendo sul piolismo in questo momento. Io preferisco lo spallettismo perché sì, subiamo qualche gol in più, il doppio, quasi il doppio della Juventus sicuramente, ma facciamo quasi il doppio dei gol, quindi gol fatti 39 e non è poco in 17 partite, una differenza reti importante di 26 e abbiamo ripreso la marcia. Io vi ripeto quello che vi ho detto, vi sto dicendo da parecchie volte. Secondo una sorta di logica che ci aiuta anche Guido Gentile, questa partita con la Juve può essere una tripla, la puoi anche perdere, perché perdere due partite in un girone va bene, si può arrivare allo scudetto perdendo quattro partite. Si può arrivare allo scudetto perdendo quattro partite. Meglio perderne una, meglio perderne tre, massimo due, però si può arrivare anche con quattro. Sempre che il Napoli riesca a bissare questo girone d'andata, che è molto positivo. Se il Napoli riesce a fare le stesse cose, molto bene. Si può anche perdere con la Juve, si può anche dare... Certo che però poi la narrativa diventa pesante, perché la Juve si ringalluzzisce, hanno battuto pure quelli, hanno superato il Milan, diventa un po' più pesante. Ovviamente non puoi steccare con la Serenità. Se proprio uno deve steccare a questo punto, vinci con la Juventus. Se uno dovesse sfregare la lampada di Aladino, vinci con la Juventus, dai un punto con la Salernitana, proprio perché vogliamo essere generosi e andiamo così. Però il campione d'inverno a me non mi interessa. Io quest'anno a questo punto vorrei vincere lo scudetto. Si può, da New York Valerio Fruito è tutto. Parleremo di molte cose, l'atteggiamento di Spalletti, che Kvicia Kvaratskhelia, che adesso tutti quanti. Però bisogna sottolineare che Spalletti lo sta difendendo adesso. Perché sì, quando c'era da esaltarlo, Spalletti frenava e manteneva un attimo così. Adesso che un pochino tutta la stampa, anche qualche tifoso, c'ha dei dubbi, lui lo sta difendendo, dice ha fatto una buona partita, che volete da lui. Quindi da New York mi fate sapere voi nei commenti e ci vediamo on the road subito. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @valeriofluido. Fa tutte queste cose, credi? Sei iscritto pure a TikTok? Niente più! Dai, basta, sei cringe! Quante cose!